in compagnia di due rappresentanti dell'associazione Parte Civile, il signor Guido Marinelli e la signora Libera, su Libera TV, la signora Libera. Allora, c'è anche una bandiera molto importante, Parte Civile. Ecco, l'importanza di questa vostra presenza qui, come avete contribuito un pochino al raggiungimento di questa sistemazione, di questo presidio di civiltà, anche urbana e riguardo il traffico? Questa iniziativa è stata portata avanti durante la giunta del sindaco Marino dal municipio VII per risolvere un problema di traffico molto grande legato al fatto che i centri commerciali ma i negozi qui portavano tantissime macchine in doppia fila, una grande confusione di traffico. Questa soluzione è molto semplice in realtà, che dovrebbe però essere resa definitiva, e consente di ottenere un parcheggio per i motorini liberando i marciapiedi e nello stesso tempo di fluidificare il traffico evitando la sosta in doppia fila. Una parola anche dalla signora Libera. Questa è un... io vivo qui, un testimone oculare. Sì, vivo vicinissimo, quindi io passo qui con la macchina, a piedi, con i bambini, e ho ben presente quello che succedeva 2 anni fa, ed era veramente un inferno, perché erano non la doppia fila, questa iniziativa si chiama lascia la doppia, ma io lascia la tripla, la quarta. Peraltro questa è una strada anche abbastanza larga, non stretta, e riusciva a essere ridotta dalla prima, seconda, terza fila di sosta ad un'unica fila con doppio senso alternato, la parte carreggiata. Esatto, paradossalmente il fatto di essere così larga crea ancora più caos. E quindi è importante che questa iniziativa venga completata, perché per dare una regolamentazione. Voi chiedete, diciamo, che sia una sistemazione definitiva. Esatto, esatto. E non soltanto che sia una sistemazione definitiva, ma soprattutto che non si rischi di tornare indietro rispetto a una conquista che è stata fatta negli ultimi anni. E dirò di più, noi pensiamo che soluzioni di questo tipo dovrebbero essere estese anche in altre parti della città, perché la inciviltà dell'uso dell'automobile e dell'uso improprio della sede stradale non è soltanto qui, è in tante altre parti della città. Questa dovrebbe essere un esempio da portare avanti. Purtroppo siamo in una fase elettorale, c'è stato quello che c'è stato. Se la giunta Marino fosse rimasta, saremmo già a parlare del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo esempio. Invece siamo in questa situazione, a dover difendere ancora una cosa che doveva essere ormai consolidata e definitiva. Oh, parliamo anche un attimino di questa associazione Parte Civile. Dove possiamo contattarla su internet? Allora, l'associazione ha un sito su internet, in realtà l'associazione Parte Civile nasce da un gruppo che si è costituito attorno alla figura del sindaco Marino, un gruppo di 13.000 persone, di 13.000 adesioni, molto vivo, molto attivo, ed è stata proprio questa grande, non solo di solidarietà, ma anche di fervore politico e di partecipazione che ci ha portati all'idea di fondare questa associazione. Qui abbiamo tra noi il... Diciamo l'indirizzo del link del sito. Il link è www.partecivile.eu. Sì. Partecivile.eu. Perfetto, grazie allora.